si vuole allargare un po' la discussione, va bene, allarghiamola. Non mi sembra che ci sia una volontà di discussione, dandoci così simpaticamente dei grillo leghisti. Io nel mio intervento parlerò del PD, ma non parlerò dei PDisti. L'Italia sicuramente da tempo si è impoverita, è diventata più ingiusta, è un luogo nel quale è più difficile la mobilità sociale. Anzi, è diventata più facile la mobilità sociale verso il basso, proprio perché c'è stato un impoverimento. Ne è una testimonianza anche il dato che voi riprendete nella vostra risoluzione, cioè 12 milioni di persone, il 30% dei contribuenti, con un reddito inferiore a 10.000 euro. L'Italia è un paese in cui non esistevano misure strutturali di rilievo contro la povertà. Era stato introdotto uno strumento parziale che è il REI, anche dopo, oltre, e lo riconosco, le proposte dell'Alleanza contro la povertà, ma anche dopo e soprattutto le proposte di legge del Movimento di 5 Stelle della scorsa legislatura e di tutte le attività, le marce che abbiamo fatto per ricordare la necessità di questo strumento. Bene, oggi finalmente la proposta è quella di introdurre una vera misura strutturale. Fra l'altro è una misura, voi dite, che il REI era meglio, ma questa misura ricomprende il REI, perché lo va a rinforzare in parte. Voi dite, parlate di centri sociali, io immagino vi vogliate riferire ai servizi sociali dei comuni, i centri sociali, magari forse avete un'anima ancora molto di sinistra, non lo so, va bene. I servizi sociali dei comuni sono compresi nel reddito di cittadinanza, tanto che uno dei pilastri del reddito di cittadinanza è il patto di attivazione sociale, cioè un patto del lavoro e un patto di attivazione sociale, visto che, come dite voi, ma anche lo diciamo noi, lo dice anche Tridico, il problema della povertà è un problema multidimensionale e quindi ci sono due aspetti. E cosa fa il reddito di cittadinanza? Mette 130 milioni, scusate, i 130 milioni che avevate messo voi per i servizi sociali passano a 347 milioni nel 2019, 587 milioni nel 2020 e così aumentano ancora nel 2021 per una dotazione per i servizi sociali dei comuni che devono attivare quella parte del reddito di cittadinanza, cioè per quelli che ancora non sono pronti a stipulare un patto del lavoro. E questo c'è. Poi c'è il patto del lavoro e per il patto del lavoro è importante che vengano potenziati i centri dell'impiego, ma questo mi sembra non vi interessi. Poco ci importa che il reddito di cittadinanza sia una misura di workfare o di welfare, come si chiede il PD con tanta apprensione. A me fa venire un po' in mente Don Ferrante nei Promessi Sposi, che dice: la peste è sostanza o accidente? Allora, il reddito di cittadinanza è workfare o welfare? Io penso che chi percepirà il reddito di cittadinanza e le imprese che assumeranno e che prenderanno parte del reddito se assumono quelle persone, non gli interessa se è workfare o welfare, tanto che Don Ferrante è morto di peste, ecco, non ve lo auguro di morire di peste, penso che stiate morendo di un'altra malattia, che è quello di dimenticare che nel nostro paese è urgente intervenire su questo. Poi potete fare, soprattutto immagino, spero in Parlamento, le critiche e le proposte che volete, ma qui oggi vi è chiesto di fare come regione un sostegno a quelle politiche che stanno partendo e partiranno. E ci fa un po' sorridere il discorso che adesso difendete a parole l'autonomia delle politiche attive del lavoro. Però quando è stato il momento di quel governo precedente che ci ha fatto spendere a noi 5 milioni di risorse dei fondi europei, visto che la nostra autonomia era attaccata dal fatto che il governo centrale diceva i centri per l'impiego adesso ve li pagate voi, però non mi sembra che su quello vi siete ribellati più di tanto, né vi siete mai interessati delle performance basse e scandalose dei centri dell'impiego fino a ieri. Ecco, noi oggi vogliamo rafforzarli e chiediamo che la Regione si impegni a farlo. Fra l'altro il PD prima aveva fissato, visto che parlate anche di RES, una soglia prima di 3.000 euro, poi di 6.000 euro e adesso oggi che il governo propone la soglia superiore ai 9.000 euro ci venite a dire che fasce intere della popolazione
rimangono escluse da questo provvedimento. Allora io non capisco, cioè da una parte ci accusate che sfondiamo i bilanci dello Stato, delle generazioni future, perché spendiamo troppo nel reddito cittadinanza, dall'altra parte ci dite però che la platea è troppo stretta, dall'altra parte ci dite che vogliamo lasciare la gente sul divano, però d'altra parte ci dite che le offerte del lavoro che i centri dell'impiego proporranno non vanno bene perché sono troppo restrittive, dall'altra parte ci dite che ci saranno i furbetti, però ci dite che se introduciamo delle misure sanzionatorie queste sono ingiuste, e dall'altra parte ci dite che questo provvedimento incentiverà la gente a fare una vita in vacanza, e dall'altra parte proponete di raccogliere le firme. Va bene, allora io penso che prima dobbiate fare pace con voi stessi e poi possiamo discuterne, perché a me non sembra che di propositivo nella vostra risoluzione ci sia nulla, quando dite il reddito di cittadinanza è un mero sussidio di disoccupazione e poi dopo dite mescola e confonde politiche di contrasto alla povertà con politiche di sostegno al lavoro. Io penso che qui una volontà vera oggi, con i toni che avete utilizzato e con quello che avete scritto, non ci sia. L'impegno che chiediamo e lo ribadiamo alla Regione è quello di dare una mano al governo, ma ai cittadini di questa ragione, di rafforzare i centri dell'impiego, anche perché c'è già la gente che va ai centri per l'impiego e chiede come fare, quindi c'è gente che si sta riattivando. E concludo, la cosa più interessante che sto leggendo in questi giorni, e si riferisce, adesso non me lo trovo, ma vado a memoria, al centro dell'impiego di Rimini, che dice sta ritornando tanta gente, cioè persone che non vedevamo da anni, cioè sono persone che avevano smesso di essere attive, erano diventati NEET, non ci credevano più. Questa misura sta riattivando le persone e questo avrà anche un impatto per quello che riguarda poi il ritorno delle persone attive, che hanno poi un impatto sul calcolo del PIL disponibile. Grazie.